Buon sabato ai nostri amici celiaci, bentornati su Rete 8, bentornati alle nostre ricette senza glutine curate dai nostri chef abruzzesi. Oggi la ricetta sarà a cura del nostro chef Antonio Di Giovacchino del ristorante Fontartana di Picciano, ma sarà una ricetta gluten free che arriva addirittura dal Trentino. Ok, già, ha detto tutto. È un dolce tipico trentino, buono. È semplicissimo, questi dolci di casa gustosi che possono fare tutti, e lo facciamo gluten free. Andiamo ad usare della farina senza glutine, anche perché insomma veramente fare i dolci senza glutine è un'operazione molto semplice. Sì, semplicissimo, perché in questo caso basta non usare la farina, esatto, col glutine. Si acquista la farina senza glutine e abbiamo fatto un dolce, esatto, che non cambia niente, il gusto è, esatto, buono lo stesso. Anche perché mentre per la panificazione magari fare, ecco, il pane e la pasta senza glutine diventa un po' più difficile, perché non avendo il glutine è una cosa un po' più, ecco, proprio difficile da ottenere. Invece per quanto riguarda i dolci veramente non ci accorgiamo niente. Di niente. Okay, allora, Jennifer, di cosa allora abbiamo bisogno? Bisogno delle tre uova. Innanzitutto come si chiama? Strauben. 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 Ok, allora. È un dolce tipico di carnevale. Ah, benissimo, benissimo. Allora, tre uova. Sì. Abbiamo separate già le chiare e le abbiamo montate a neve dai rossi. Poi 200 grammi di farina, sì, 250 grammi glutine. Di latte, senza glutine, 250 grammi di latte, 20 grammi di burro fuso, e un bicchierino di grappa e un pizzico di sale, vabbè, dello zucchero a velo sopra, e poi mettiamo della marmellata di mirtilli. Tipica proprio del Trentino. Tipica. Tra l'altro, Trentino. Ecco, noi stiamo utilizzando una miscela già pronta di farina senza glutine, ma volendo potremmo utilizzare anche una farina di riso, sarebbe perfetta. Sì, sì, anche la farina di riso, perché vediamo che è molto naturale. L'importante è che il composto è di quella densità che ti dà, che ti permette di fare un'operazione che dopo andiamo a vedere. Benissimo, allora, chef, let's go! Andiamo a mettere la farina. Ok. Il latte. Farina, latte. Cominciamo a girare. Di solito praticamente la farina va messa sempre con le uova, con le rosse, e poi si mette il latte. Però siccome questa è la percentuale di latte, i grumi non dovrebbe farli, infatti. Vedi? Ecco qua. Poi andremo a mettere le rosse. I nostri tuorli. Burro fuso. La grappa. Un pizzichetto di sale. Ti accorgi che qua lo zucchero non c'è? Lo zucchero non c'è, infatti lo stavo notando adesso. Qua lo zucchero andiamo a mettere un bel po' di zucchero a velo spolverato. Ah, ok. E utilizziamo anche la marmellata di mirtilli, sì, non vedo l'ora. Che è dolce, sì. Che è dolcissimo. Andiamo a girare, senti la grappa, come si sente per potente. Quanto è buona! Come si sente per potente la grappa? Quanto ci sta bene! Andiamo a girare bene. Deve essere molto morbido come impasto. Sì, sì, morbida. Adesso andremo in ultimo a mettere gli albumi che abbiamo montato a neve in precedenza. Abbiamo intanto messo già a friggere dell'olio d'arachidi. Visto come ti ho fatto ordine, chef, guarda come sono brava. Brava. Cerchiamo di non farla smontare. Sì. Quindi dal basso verso l'alto, con cura e pazienza. Io sono curiosa di vedere come facciamo a friggere questo impasto così morbido. Allora, abbiamo bisogno di un imbuto. Addirittura. Un semplice imbuto. Io sono così curiosa. Strauben. Vediamo. Ma com'è. Si dirà con la sh, Strauben. Vedi? Oppure Strauben. Strauben. No, sicuro Strauben. Proprio. Beh, loro arrabbiate. Hanno un po' arrabbiate con la è vero. Stra. No, non lo diciamo noi, perché noi ha un altro significato. Se cominciamo così. Vediamo se l'olio.
ci siamo. Okay, ci siamo. Eh? Perfetto. Allora, ti aiuto? Andremo a fare così. Dobbiamo formare una chiocciola. Che bella! Una chiocciolona. Ho capito, le ho mangiate una volta in Trentino, tipo delle belle pizzettone fritte grandi. Sì. Ok. Ma che bello. Adesso andremo, le facciamo prima fare da un lato. Ok. Poi le giriamo. Aspettiamo un po' che si belle dora. Belle dorate. E poi le andremo poi giriamo. Sì. Quindi insomma questo dolce tipico del Trentino. Tipico del Trentino. Ma se non sbaglio questa sorta di frittelle, perché possiamo chiamarle una anche così. Una frittella dolce, sì, una frittatina dolce, una frittella sì, dolce. Sì, si trovano anche per strada, te le fanno proprio, sì, sai, sì, per sì, le sì, vie sì, dei so paesini. Sì. Dolci... Senti questo profumo di frittella, tu hai fame perché fa freddo e hai i piedi congelati. Poi senti questo profumo e dici, ah, sì, sì, che nosi di pace, qualcosa, si mangia. Qualcosa che ti riscalda esatto, davvero. Esatto. Esatto, beh, lì c'è anche insomma qualcosa che si beve che scalda, tipo ben brûlé, insomma, trovi diverse situazioni. Bello il Trentino, bellissimo, mi stai facendo venire voglia di andare, chef. Le mele, eh? I dolci con le mele. Buonissimi, buonissimi. Sì, sì, ma veramente a me piace tantissimo. Come le sanno fare loro? Beh, è una cultura bella da scoprire, insomma, veramente il Sud Tirol ha tanto da offrire. Facciamo andare bene. Giriamo? Ok, Jennifer. Ce l'abbiamo pronta, la giriamo, la nostra frittellina. Quanto è bella! Sto pensando, chef, se invece di utilizzare l'imbuto mettiamo in un sac à poche? Potrebbe andare si bene smonta. Lo stesso, sì, io adesso forse si smonta, io ho voluto fare come praticamente loro. Come ho detto che è un dolce di casa, un sì, dolce sì. tradizionale, dopo però secondo me il sac à poche si smonta. Puoi usare il dosatore, puoi usare quello che vuoi. E noi dobbiamo dare un'idea di quello esatto. che può essere quel però secondo dolce me nel là. Sac à poche poi, con il calore delle mani forse tende un po' a smontare. No, se no. ci fai va bene pure. Allora, andiamo a tirare fuori. Lo mettiamo su una carta che assorba un po' di olio. Che bella frittellona invitante. Questa poi mi piace, chef, che è anche veloce da fare. Vogliamo preparare una merenda ai bambini? Sì, sì, questo last sì. minute. Io ho fatto così grande, l'ho messo così per impiattare, però possiamo fare tante frittelline. Piccoline, l'importante sì, è sì, l'impasto. Andiamo a mettere al centro del piatto. Andiamo una bella spolverata, abbiamo detto che qua siccome non ci va lo zucchero quindi dobbiamo abbondare, dobbiamo mettere un bel po' di zucchero che gli dà quel dolce giusto sì. che ci serve. Ma quanto è bella, deve essere anche buonissima. Qua è buono, sì, perfetta per preparare una merenda last minute. Guarda chef, mi hai dato un'idea, magari quando però ho le amichette dei miei figli a casa dolce no? di, proprio il fritto sì. di sì sì ok sì. magari per andiamo i bambini togliamo la grappa la grappa vabbè però che una quando volta infatti la grappa andremo a mettere dei pizzettini di marmellatina di mirtilli, questo praticamente è frutti di bosco mista sì mirtilli, frutti di bosco, frutti insomma di bosco, anche quello sì, che più sì, ci piace sì. beh l'importante è che siano frutti rossi per rimanere proprio sì. al tema Trentino. Ecco qua. Che ci bella, siamo. Che bella. Il nostro Strauben. Il nostro Strauben. È pronto. Per essere mangiato. Per essere mangiato. Grazie, chef. Grazie a voi. Ci vediamo domani, sempre su Rete 8. Le spezie sono tra alimenti più ricchi per la mente e il corpo. Bisogna saper conservarli, però. Importante tenerli lontano dal calore, lontano dalla luce, dall'umidità. Meglio tenuti nei contenitori ben chiusi, non nelle bustine di plastica.